gioia figlia della luce, vede carmine e fior, il tuo genio ci conduce per sentieri di splendor. Il tuo raggio asciuga il pianto, sperde l'ira e fugge tuor. Vieni, sorridi a noi d'accanto, primogenita del sur. Il tuo raggio asciuga il pianto, sperde l'ira e fugge tuor. Vieni, sorridi a noi d'accanto, primogenita del sur. Gioia figlia della luce, siamo due. Sì, ma quanti siete? Due siamo. Ma cosa volete? Voglio passare un fiorino. C'è il trattato di Schengen, non dobbiamo dare un fiorino. Un fiorino. Un fiorino. C'è la televisione, grazie. Fate serie. Aspetta. Un altro fiorino. Ah, scusate. Ah, scusate. E quelli di prima? Ma lui è un altro. Due. Ma adesso siamo in tre. Sempre due. E lì mi è cascato l'ombrello, devo riprendere. Fagli vedere pure il documento. Questa è la dogana. Beh sì. Prima sai che sono. Ecco qua il documento. Cascato l'ombrello. Vabbè, andiamo. Ma il documento io non lo devo fare. Andiamo. Allora. Chi siete? E sempre quelli di prima siamo. Vabbè, ma quanti siete? E due. Siamo sempre due. Cosa volete? E vogliamo andare sempre dove andavamo sempre prima. Va. Ilaria Nespoli della Lidu, e le chiediamo quindi Europa e diritti umani come si coniugano? Allora, secondo noi, della Lido, tra i diritti fondamentali della persona c'è la libertà di circolazione, libertà che significa Europa proprio. L'Europa ci ha garantito la libertà, la solidarietà, e questi valori purtroppo oggi sono minacciati da forze contrarie a questo sistema. Probabilmente, come dicevo, Schengen non verrà abolito, ma già il fatto che esistano delle forze che combattono questi valori già è un male, secondo noi. Quindi libertà, mobilità, integrazione. E speriamo che prima o poi si giunga agli Stati Uniti d'Europa. I giovani federalisti europei hanno passato un intero mese a occuparsi di questa emergenza di Schengen. Non potevamo certamente non far sentire la nostra voce, l'abbiamo fatto non solo in Italia ma in tutta Europa, con una campagna che ha avuto anche un discreto successo mediatico, Don't Touch My Schengen. Ma continueremo comunque a far sentire la nostra voce in questo senso, con altre iniziative dal punto di vista politico e anche soprattutto cercando di diffondere il messaggio federalista tra i giovani, tra le persone che poi dovranno vivere e costruire una nuova Europa. E quindi nei prossimi mesi saremo impegnati con seminari in giro per l'Europa, e soprattutto stiamo lanciando una campagna per cercare di convogliare tutti i giovani italiani, almeno per cominciare, per trovare delle proposte che possano far riflettere le autorità politiche su quelle che sono le strade da fare. E tra l'altro stiamo anche sostenendo una consultazione che è stata inaugurata, che è stata introdotta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, per quanto riguarda il futuro dell'Europa. Quindi continueremo nei prossimi mesi, come abbiamo sempre fatto, a far sentire la nostra voce sia dal punto di vista politico sia tra i giovani e nella società civile. Incontriamo Olimpia Troili qui a questo sit-in, a questa mobilitazione per la difesa degli accordi di Schengen. Olimpia, che ha degli incarichi, adesso ci dirà lei.
Sono membro del direttivo della sezione di Roma del Movimento Federalista Europeo e presidente dell'Associazione Culturale Alternativa Europea. Ecco, noi oggi siamo qui perché la nostra generazione, quella a cui appartengo, in realtà è il prodotto di Schengen e quindi è importantissimo per noi difenderlo oggi. Per quanto riguarda questa mobilitazione, è stata organizzata dalla Gioventù Federalista Europea e dal Movimento Federalista Europeo, le sezioni di Roma, in collaborazione con Alternativa Europea e l'ALDE Individual Members. Ecco, oggi veramente vogliamo esprimere il nostro sostegno affinché Schengen non venga né sospesa né mantellata. Il Trattato di Schengen è una delle principali conquiste dell'Unione Europea e dobbiamo mantenerla così com'è. Grazie Olimpia. Europa unita! Europa unita senza frontiere! L'immigrazione non ha nazione! Europa unita federazione! L'immigrazione non ha nazione! Europa unita federazione! Federazione europea! Subito! Federazione europea! Subito! Schengen! Ragazzi, un po' facciamo una foto così. Facciamo un po' di ragione.